Cari concittadini, volevo comunicare che finalmente si sono completati i lavori di riparazione della condotta del gas interessata dal danneggiamento. È stato eliminato anche il bypass momentaneo che era stato realizzato nella giornata di ieri per consentire che si lavorasse in sicurezza sulla conduttura principale. Nell'arco di una mezz'oretta sarà già rierogata la corrente elettrica sia nelle abitazioni che erano state evacuate che quelle della pubblica illuminazione. Pertanto tutte le famiglie possono tranquillamente ritornare a casa in sicurezza, perché i vigili del fuoco hanno completato da circa un'ora tutte le verifiche sia nelle abitazioni, sia nelle attività commerciali, sia in tutti i tombini della zona che era stata perimetrata per un raggio di 100 metri e dove non residuano fortunatamente sacche di gas. Quindi l'emergenza è rientrata, e si è fatto tutto nell'arco di neanche 36 ore. E devo ringraziare ancora una volta tutte le forze dell'ordine intervenute, carabinieri, vigili del fuoco, polizia municipale, per il tempestivo intervento, la squadra degli operai specializzati della 2RT Gas che ha fatto in tempi celerissimi sia il bypass sostitutivo che la riparazione. Pertanto da domani abbiamo la massima ritorno alla normalità. E già da stasera si può accedere a Ribera dalla 386 in un unico senso di marcia, cioè entrando dal bivio della statale 115 verso Ribera. Non si può percorrere invece in senso inverso, cioè dalla circonvallazione non si può andare verso Sciacca. Quindi ci sarà un unico senso di marcia fino a domani mattina, quando poi sarà anche ultimata l'opera di ripristino dei pezzi di strada che saranno riasfaltati. Pertanto invito tutte le famiglie che erano state evacuate e invitate ad allontanarsi a poter rientrare a casa e a poter utilizzare sia la corrente elettrica che il gas all'interno delle proprie abitazioni nella massima tranquillità e nella massima sicurezza. E nell'arco di un'oretta farò una ordinanza di revoca della precedente, dove vengono revocate tutte le misure che erano state necessariamente a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza di tutti prese. La Polizia Municipale predisporrà transenne e viabilità nuova. Ci terremo a comunicarlo nell'immediatezza, quindi in tempi brevi siamo rientrati da un'emergenza che ci aveva costretto ad avere tanta preoccupazione e apprensione nella giornata di ieri e nella prima mattinata di stamattina, ma fortunatamente, grazie alla professionalità, alla competenza e al tempestivo intervento, ripeto, di tutti gli interessati, abbiamo risolto il problema. Grazie e buona serata a tutti.